Buongiorno carissimi telespettatori e benvenuti a Casa Chalet in diretta dallo Chalet del Centro. Dunque, oggi parleremo sì di benessere, ma benessere per la terza età. Perché chi l'ha detto che nella terza età non si può fare sport? E invece sì, e oggi ve ne parleremo. E poi abbiamo una seconda parte sempre a cura di Don Francesco Riccio che si aggira qui nello Chalet del Centro. Adesso non sta più in cucina, è in pasticceria. Chiacchiere sanguinaccio, sapete, no? Siamo a carnevale. Vabbè, e scopriremo tutto subito dopo la sigla. Now baby, listen baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood, you ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right. Eccoci qua, siamo in compagnia di coach Salvatore Compagnone. Buongiorno a tutti. Come stai? No, tu piuttosto, come stai? Stiamo preoccupando un po'. Questa cosa è diventata proprio tremenda, insomma, sì. Proprio la gente me lo chiede, ma veramente? Sì, veramente sì. Insomma, veramente è stato così. Sto meglio perché sto facendo gli esercizi giusti, insomma, per rimettermi in sesto. È stato, insomma, succede nelle migliori famiglie, un insomma, accidente, dai. Insomma, che mi ha preso. Accidenti. Sì, allora, tu stavi facendo una cosa qui con i social. Fai, non ti preoccupare. Sì, sì. No, vabbè, non ti preoccupare, con calma, perché noi abbiamo scattato una bella fotografia, no? E l'abbiamo messa sui social. Esatto, allora, facciamo una cosa. Stavamo taggando. Ecco, io per farti fare questa cosa con calma, perché tu hai a cuore il benessere di tutti quanti noi, anche io a cuore il benessere tuo, del tuo relax e soprattutto di foto fatte bene. Esatto. E noi proprio di foto fatte bene vogliamo parlare, oltre che alla terza età. Però facciamoci questo piccolo siparietto delle foto fatte bene, perché oggi abbiamo il professore di fotografia della CSF. Cioè io già l'ho incontrato, dato che mi ha dato un po' di consigli, ho detto perché non condividerli con tutti questa i nostri telespettatori. Adesso noi vediamo se hai eseguito bene tutti i che consigli. Non lo so. Bene. Adesso vediamo. Seguiamo i consigli per fare una fotografia perfetta. Cioè, consigli per una foto perfetta. Vediamo se anche io abbia fatto la foto perfetta. Speriamo. Cerchiamo di comparare un po'. Guardate. Salve amici di Casa Chalet, salve agli amici del CSF. Allora, oggi vogliamo parlare di fotografia, allora dando qualche consiglio ai giovani. I giovani si avvicinano alla fotografia oggi purtroppo soltanto con gli smartphone, quindi hanno un'idea, diciamo, un po' sbagliata di quella che è la vera fotografia. Diciamo, lo smartphone in realtà ridà ricordi, ma la fotografia è un'altra cosa. Quindi vogliamo invitarli, anche per un fatto emotivo, per appassionarli alla fotografia, a vedere nel passato la fotografia, quando la fotografia veniva dalla pellicola e quanti sacrifici sono stati fatti nel passato dai progenitori, dai padri della fotografia, per arrivare agli smartphone che attualmente utilizzate voi. Quindi ricordo le parole di un mio maestro di qualche tempo fa. Allora, lui, pur passando al digitale, mi diceva sempre: lo utilizza la fotografia digitale come se stesse utilizzando la pellicola. Quindi lo dobbiamo imparare a fare una vera fotografia. Una fotografia che non solo sia un ricordo per noi, quindi incominciamo a evitare quelle che sono le fotografie, tra virgolette, un po' banali: andiamo a mangiare una pizza, fotografiamo la pizza, il cibo, qualsiasi cosa, perché così banalizziamo quello che è la vera fotografia, e impariamo a fare una fotografia che quando i nostri amici la vedano si emozionino. Allora questa cosa per noi è la prima cosa per sentirsi sicuri e quindi essere sicuri di aver fatto un'ottima fotografia. Gli elementi per fare una buona fotografia sono tre: allora, sicuramente la tecnica, la composizione e la trasmissione dell'emotività. Quindi senza queste tre cose la fotografia risulterebbe banale. Allora, la tecnica, perché fare una fotografia senza tecnica è come fare una corsa per un famoso corridore senza avere il controllo delle proprie gambe. Allora, la composizione è una cosa che ridà emozione all'occhio quando si guarda la fotografia, e sicuramente l'emozione è quella che ci fa superare tutte le difficoltà che ci sono in questo mestiere, perché è un mestiere bellissimo ma anche molto sacrificato, e quindi l'emozione e la passione ci fanno andare oltre e quindi ci permettono di superare qualsiasi ostacolo. Allora, diciamo che
speriamo di aver utilizzato i giusti filtri. Beh, è chiaro che il nostro prof ci dice che il cellulare non è la fotocamera e siamo d'accordo, è vero, però magari andate a vedere, coach compagnona ha postato la foto, diteci la vostra. Allora, torniamo a noi, alla terza età, tra poco, questa famosa terza tra poco età. Ci saremo anche noi, no? Alla terza età. Guarda che quando inizia la terza età? Esatto, iniziamo. Oggi già il concetto di terza età è un po' diverso rispetto a quello che si poteva pensare in passato, perché addirittura oggi si parla di quarta età, perché l'età media, insomma, sembra essere un po' allargata. Non so se ci arriveremo alla quarta età. Però. Bah, insomma, però diciamo che la terza età potrebbe iniziare dopo i 60-65 anni. È una fase della quindi vita siamo in cui... nella seconda età. Sì, ancora per un po'. Diciamo che è quella fase in cui potremmo dire, insomma, i tempi della vita, insomma, si rallentano un po', molte persone vanno in pensione, si recupera anche tanto tempo da dedicarsi personalmente a fare delle cose, quindi senza impegno lavorativo, ed è, possiamo dirlo, assolutamente giusto e consigliabile riprendere a fare attività sportiva se in precedenza non si è avuto modo e tempo per farlo. Allora, diciamo, ci sono tanti fattori, no? Su cui io vorrei posare l'accento. Prima, quando coloro i quali oggi hanno fanno parte della terza età, lo sport non era un po' alla portata di tutti come oggi, per certo. Cui forse la maggior parte delle persone non si è dedicata allo sport, come magari oggi un po' tutti ci dedichiamo allo sport. Quindi, magari chi lo vuole fare per diletto, per rilassarsi, oltre che per stare bene, poi quello lo vediamo un attimino dopo, come può fare? Considerando che non è un giovanotto, ma alla terza età, cioè io già a 30 e passa anni mi sento un po' incriccata, immagino, cioè, sicuramente 60enni e oltre, esatto, anche esatto, oltre. Esatto. Allora, sicuramente una persona che è arrivata a questa soglia di età senza aver in precedenza fatto un po' di attività sportiva di qualsiasi tipo, magari l'ha abbandonata da tanto tempo, magari in gioventù è stato uno sportivo e poi ha dovuto lasciare, comunque... Insomma, veramente bastano, diciamo così, 10 anni per dire di aver smesso di fare attività sportiva in maniera totalizzante. Per cui una persona che arriva a 65 anni... Ma si può fare comunque tranquillamente attività Si può sportiva. Fare tranquillamente, è consigliabile, come diciamo sempre, è opportuno farsi seguire da una persona che sia un esperto di attività sportiva in genere, di fitness in particolare. Mi verrebbe da dire alle persone che cercano di riprendere l'attività sportiva dopo insomma, i 60 anni, di dedicarsi in maniera particolare all'attività del fitness, perché più che di qualsiasi altra cosa, quando il fitness è modulato. Facciamo degli esempi, no? Allora, corsa, cioè corsa tappeto. Allora, diciamo fitness inteso come l'attività sportiva che si pratica in palestra. Ok, perfetto. Okay. Poi possono essere tante cose che si possono fare in palestra, ma andare nel luogo dedicato al fitness, per cui in un centro fitness, significa avere la possibilità di potersi principalmente confrontare con una persona al quale possiamo chiedere dei consigli. Bene, che è l'istruttore, che può essere un personal trainer, che può essere un preparatore che sta nella palestra, che può essere l'istruttore che fa i corsi, piuttosto che quello che sta in sala attrezzi, insomma un esperto di questa attività, del fitness appunto, che possa darci il consiglio giusto per quel momento. È chiaro che arrivati a quell'età è opportuno fare una serie di test. Tipo? Test della mobilità, test della forza, test dell'equilibrio. Abbiamo spesso a che fare con persone che per tanto tempo hanno fatto un'attività lavorativa, per cui per tante ore nella vita... per cui hanno insomma assunto un atteggiamento posturale adattato a quell'attività lavorativa, ce li ritroviamo oltre i 60 anni che ovviamente hanno una postura potenzialmente scorretta, che magari nel e tempo si può correggere a 60 anni e anche oltre, no? Perché insomma i miei genitori hanno 63, 64, 65 anni, se non ricordo, però non mi sembrano proprio vecchi, però immagino esatto. Anche chi è più in là con l'età. Esatto, diciamo che oggi sappiamo benissimo che una persona a 60-65 anni può essere tranquillamente non considerata una persona vecchia, una persona adulta che magari ha la fortuna, come ti dicevo prima, insomma, di andare in persona e di recuperare in pensione e di recuperare del tempo. Però e si può e si deve riprendere l'attività. Cose che non bisogna fare. Allora, le limitazioni in questa fascia d'età sono sempre legate a delle problematiche che le persone ci presentano. Ecco.
Per cui grosse problematiche posturali da adattamento negli anni, o problematiche posturali da patologie, insomma, dovute avute nel tempo. Abbiamo anche noi. Esatto, vedi? È chiaro che bisogna fare un percorso di riequilibrio posturale per poi potersi permettere di fare altre cose. Traumi pregressi che hanno ridotto la mobilità funzionale, per cui è opportuno come primo step recuperare la mobilità funzionale per poi dedicarsi all'attività. Problemi di sovrappeso che sono frequenti, per cui il primo step è sicuramente, insomma, mettersi in riga sotto gli aspetti nutrizionali e fare un'attività dimagrante. Mi viene in mente, no? Soprattutto le donne dopo la menopausa, osteoporosi, c'è un po' anche un po' più di debolezza, che si fa? Per le donne è, come dire, è ancora più accentuata questa fase, proprio perché c'è questa presenza fisiologica nell'arco di vita di una donna della comparsa della menopausa, che può comparire prima o dopo, ma mediamente, insomma, compare tra i 40 e i 50 anni. Sono poche le fortunate, insomma, che hanno una menopausa rimandata dopo i 50 anni, per cui è chiaro che prima si presenta la menopausa, più problematiche si avranno nel tempo. Una di queste problematiche, tra le tante, insomma, che oggi sono anche abbastanza controllate perché ci sono dei rimedi farmacologici curativi, certo, come una terapia ormonale sostitutiva che permette di spostare avanti nel tempo le problematiche legate alla menopausa, ma comunque si presentano problematiche tipo osteoporosi, riduzione della massa muscolare, fragilità dei tessuti molli. E che si fa? L'attività sportiva è proprio fondamentale in questa circostanza, perché vi faccio un esempio molto molto semplice. Una riduzione del minerale osseo, che è la problematica principale a causa della quale si presenta un'osteoporosi. Se noi utilizziamo un esercizio fisico con un leggero sovraccarico, che non significa utilizzare pesi, tra virgolette, pesanti. 5 kg. 2 kg, 1 kg, 3 kg, insomma veramente basta poco. Ma fare un esercizio con sovraccarico è uno stimolo che permette di rendere l'ossatura, quindi tutto l'apparato scheletrico, più forte. Perché piuttosto che sostenere solo il carico della propria struttura fisica, il nostro apparato scheletrico deve anche adattarsi a una resistenza esterna, a un sovraccarico esterno, per cui rimodella in maniera indipendente, automatica diremmo, la struttura ossea facendo un deposito maggiore di minerale osseo, per cui la struttura ossea si rinforza, diciamo così, o quantomeno, per essere più specifici, si demineralizza meno. Ecco. Che c'è una minore perdita di minerale osseo. Diciamo che questa è davvero una speranza, no? Per molti che immaginano, oh, vabbè, ma sta palestra, io sono vecchio, non ce la faccio, io così, io quelli. E penso, è una forma di cura, è una preventiva, forma, ma proprio anche adattata alle esigenze. Ma anche sotto il profilo proprio emotivo è importantissimo. Infatti noi siamo andati a sbirciare alla FMT, mentre insomma la nostra Valeria si dedica proprio alla terza età. Guardate un po'. Salve amici di Casa Chalet, siamo qui alla FMT. Oggi vi presentiamo in questa rubrica l'allenamento per la terza età. Sempre più frequentemente si sente parlare di persone adulte che superano una certa età, quindi parliamo di persone over 60, in alcuni casi anche over 70, che hanno bisogno di fare attività motoria sportiva perché serve per il benessere generale. Con i nostri corsi noi vi daremo una possibilità al movimento di base con un'alternativa utile per raggiungere il vostro benessere. A fondo, stendo, prendo aria. A fondo, apri bene il petto. La struttura FMT propone diverse tipologie di corsi in base all'esigenza di ogni cliente. Prima di tutto suddividiamo i corsi in categorie base, intermedio e avanzato, in modo tale che con l'avanzare del migliorare la patologia il cliente avrà la possibilità di allenarsi sempre di più con un'intensità anche più frequente. Abbiamo corsi quali il Pilates, che riscopre una tonificazione e un allungamento posturale. Abbiamo i Bodyfly di Gennaro Setola, che riguarda un grande riallineamento posturale di qualsiasi punto del nostro corpo. Quindi proponiamo tantissimo la ginnastica durante la terza età. Il corpo deve mantenersi in forma e soprattutto ogni parte del corpo deve gestirsi nel modo migliore. Bene, cari amici di Casa Chalet, come avete visto qui alla FMT abbiamo una risposta ad ogni esigenza. Oggi la terza età non è più un problema, anzi è una fase della vita, come avete potuto vedere dalle nostre testimonianze, in cui si ricomincia a fare tante cose avendo a disposizione un po' di tempo. Non resta che invitarvi qui
in sede alla FMT a via Marchesella 242 Giuliano per una prova gratuita, per un consulto. Vi ricordiamo che per qualsiasi attività volete provare c'è bisogno di una prenotazione per poter partecipare ai nostri corsi. Vi auguro una buona giornata. E quindi c'è speranza davvero per tutti, come vedete, insomma, nei centri seri si fa veramente tutto con serietà, però adesso si può adattare l'attività a tutte le circostanze. Sì, però diciamo che ora, no, vi vedo passare qui fuori lo chalet un bel signore anziano che sarà sicuro nonno, cammina così. Esatto. Allora, c'è qualche consiglio anche pratico, no? Dice, mamma mi finirà la palestra, magari qualcuno non può più guidare, perché è possibile. Certo. Io voglio fare qualche esercizietto a casa, qualcosina, giusto così, per mantenermi, anche un po' per passare il tempo, voglio dire. Allora. Magari con i nipotini, che cosa insomma, possiamo... No, con, i nipotini no, con via. I nipotini, con i nipotini dipende, i insomma. Nipotini no, se abbiamo un bel nonnino, insomma, di quelli là, ancora arzille, sprint con i nipotini. Perché poi delle volte, diciamocela tutta, no? Le persone anziane si, come dire... si scocciano di fare qualsiasi cosa. Ho mia nonna che ormai abbiamo solo le chiavi perché di casa, perché non vuole neanche più aprire la porta. Però cammina, certo. Però si annoia, si scoccia. Ma è così perché vengono fuori una serie di cose, esatto, c'è una pigrizia, però, insomma, c'è un abbassamento nonni. Anche del tono morale, insomma, in quella fase di età. E l'attività sportiva può essere di grande aiuto. Infatti. Possiamo dire delle cose. Intanto, se uno di questi nonnini, ma anche meno nonnini, insomma, ha la possibilità di farsi una bella passeggiata, una bella camminata. Infatti, e non il ha signore ha fatto bene in questo bel insomma, sole, esatto, che camminava, e non ha bravo. Problematiche articolari ai piedi, alle ginocchia, alle anche. È opportuno, insomma, la cosa veramente più importante è queste persone devono riprendere a fare una bella passeggiata all'aria aperta per prendere un po' di sole quando c'è sole, per socializzare, per stare in mezzo alle persone. Noi lo dobbiamo sempre dire che l'attività sportiva non è solo un riflesso fisiologico, ha un'importanza psicologica e emotiva. Infatti io vengo per socializzare. Esatto. di una grandissima potenzialità, e in questa fase della vita, dove si rischia purtroppo per tanti motivi, dobbiamo anche dirlo che spesso la terza età è un'età di solitudine, che magari si è perso negli anni qualche amico, si sono persi i familiari, magari ci sono figli che si sono spostati e si rischia di rimanere da soli. L'attività sportiva fatta nei luoghi sociali è importante proprio per riprendere anche la quotidianità della socializzazione. È vero. Se si viene in palestra da noi la mattina, ma questo può capitare in qualsiasi altra palestra, insomma, noterete che c'è un bel gruppetto tutti i giorni di pensionati allegri, che io adoro, perché il poi il circoletto della FMT, esatto, insomma, che è proprio un social club, insomma, che di quelle bello. Persone che vengono, che oltre che allenarsi, stare bene, stare in salute, ma poi lo fanno per tanti fate modi. tipo un po' di gara, un po' di qualcosa, ma quelli sono sempre in gara da loro, quelli sono fantastici. Io alzo più peso, io alzo meno peso, faccio capito. Questo, io faccio quell'altro, io lo faccio così, tu lo fai così, o tu lo riesci o non ci riesci, ognuno ha le sue, insomma, come dire, nei è pregi giusto, e nei difetti di ognuno, giusto. C'è sempre lo stimolo alla performance, io lo dico sempre. Senti, insomma. Però per esempio noi abbiamo visto, soprattutto in TV, alcune persone anziane, super campioni di bodybuilding, oppure la famosissima, tra virgolette, la vecchia che balla, che ha ballato a Sanremo l'anno scorso con lo Stato Sociale. E, insomma, allora, queste sono persone, sai, che una su un milione, oppure in realtà tutti potrebbero farcela? Allora, diciamo che è chiaro che se vediamo una persona che ha superato i 60 anni, che adesso 60 anni è proprio un'età giovane. No, infatti, sì. Ok, diciamo 70 anni, così diamo magari insomma i miei genitori un'età. Hanno 60 anni, esatto. Ma sono più giovani di me. Se vediamo un uomo settantenne, che è un bodybuilder, per cui essenzialmente ha l'impostazione di essere un figlio, è sicuramente una persona che si è allenata nel tempo, ok? Questo lo dobbiamo dire. Come la vecchia che balla, ha ballato da sempre. È sicuramente una donna, insomma, che ha ballato. Però la vecchia che balla sempre tra virgolette, perché... Esatto. Però dobbiamo dire, non è impossibile raggiungere uno stato di forma ottimale, soprattutto in quelle condizioni particolari in cui si ha, potremmo dire, la fortuna in questo caso di non avere problematiche fisiche particolari, per cui ci si può dedicare con anima e corpo, come veramente succede da noi, all'attività sportiva. Si può iniziare sicuramente una nuova attività, e il fitness è una possibilità controllata, perché è un'attività seguita. Anche fare il cosiddetto bodybuilding non significa che bisogna diventare grossi come Schwarzenegger che fa di gare,
ma si può avere, come dire, una ripresa del culto della cura del proprio corpo. Beh, che è molto molto importante, anche perché lo dobbiamo dire, l'attività sportiva e in questo caso l'attività del fitness e bodybuilding, quindi tutta quell'attività motoria fatta con i sovraccarichi, dà benefici umorali in primis. Migliorare la condizione fisica generale, per cui la composizione corporea, porta una serie di risvolti sulla salute importantissimi. Utilizzare i giusti sovraccarichi migliora la produzione ormonale, perché lo stimolo dell'allenamento migliora la produzione ormonale. Si rinforza l'ossatura. Inevitabilmente, quando si tende a seguire un programma di allenamento di un certo tipo, si inizia ad avere anche un'alimentazione migliore. È vero. Perché inizia a esserci più fame e quindi diventiamo più regolari. Migliore. Dobbiamo anche dire una cosa importante. Una cosa importante sull'alimentazione migliore. Esatto, che in particolare nella terza età in poi si ha una riduzione del senso di fame, perché le persone diventano meno mobili, per cui si mangia meno e si rischia di mangiare male. Mangiare male non significa per forza mangiare tanto tutte le volte, ma significa anche avere un'alimentazione mancante di determinati nutrienti fondamentali. Spesso per tanti motivi. Uno di questi in passato, adesso è un po' superato, in passato succedeva che con andare avanti con l'età, magari con la perdita dei denti, che era una cosa socialmente veramente complicata, si iniziava a mangiare poca carne, poco pesce, pochi alimenti, come dire, consistenti, si tendeva a mangiare delle cose facili. Diciamo, è un po' superato. Tutto. Ma quella mentalità di dire mangio poche cose, mangio meno cose, succede in quella fase d'età, e quindi che cosa succede? Che si ha un processo iniziale di malnutrizione. Per cui c'è un deperimento muscolare, un deperimento osseo che è associato a quello che succede a livello fisiologico, ovviamente rende ancora più veloce i processi di degenerazione fisica. L'attività sportiva, siccome stimola il metabolismo, stimola anche il nostro senso della fame, perché noi abbiamo fame dopo aver fatto attività sportiva, ci migliora il nostro approccio alimentare e ci fa stare sicuramente più in salute. Però l'hai detto tu, io non ho detto niente questa volta. Come detto, dopo l'attività fisica abbiamo più fame. Assolutamente sì. Quindi ci vuole il premio. Beh, vabbè, io direi che in questa età, soprattutto quando parliamo di terza età, devo aspettare la terza età, facendo attenzione a quello che si mangia, il premio è giusto. È proprio giusto, direi. Cioè io no. Qui dovresti fare un po' più di sacrificio adesso. Vabbè, però te lo devi meritare proprio assai. Però questo è buono, gamberoni, pesce, che stimola anche un po', insomma, sì, questo mi piace l'intelletto. Già di più. Questo mi piace. Però dobbiamo vedere come però. Ma lo chef dello Chalet del Centro ci delizia sempre. È anche troppo bravo, direi. Troppo. E allora, grazie mille Salvatore Compagnone, grazie. Mi raccomando, tutti in palestra alla FMT, che ricordiamo, in Via Marchesella 242, Giuliano, alle spalle del Burger King. Base, vi aspettiamo, prenotate un consulto, veniteci a salutare, venite a fare una prova, sarete i nostri ospiti. E dopo, con questo premio, e poi linea a Don Francesco Riccio, però guardate prima il premio, Buona giornata a tutti. Buonasera amici di Casa Chalet, sono Fabio, lo chef dello Chalet del Centro, e oggi vi andiamo a preparare i gamberoni al brandy. Quello che ci occorre sono gamberoni, un mezzo bicchiere di brandy, aglio, prezzemolo, panna e olio. Andiamo a preparare. Allora, mettiamo in padella un po' di olio, schiacciamo uno spicchio d'aglio. Adesso mettiamo i nostri gamberoni in padella e li facciamo soffriggere . Spolveriamo con del prezzemolo già triturato in precedenza . Un filo di pepe . Adesso aggiungiamo mezzo bicchiere di brandy, sfumiamo. Aggiungiamo un po' di panna da cucina. Spadelliamo un po'.
spolverata di prezzemolo. I didn't understand. No,